Poco più di due mesi, i carabinieri risolvono il caso ed arrestano l'autore di un omicidio maturato in ambito familiare dal movente passionale. Alla base della tragedia una ragazza contesa tra due cugini. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia non lascia spazio ad altre interpretazioni. Ad uccidere Bruno Lanzaro, 27 anni, lo scorso 4 marzo in una località tra Sorianello e Savini, è stato il cugino Gaetano Müller, di 19 anni. È lui che ha teso l'agguato mortale al cugino. Una sola coltellata arrivata a conclusione di un, diciamo così, chiarimento che ha lasciato esanime in località Comunella la vittima. Gaetano Müller pochi giorni fa era uscito dal carcere passando al regime degli arresti domiciliari perché coinvolto nell'operazione Black Widows, ma appena il tempo di arrivare a casa ed eccolo finire nuovamente dietro le sbarre. La vicenda risale allo scorso 4 marzo quando intorno alle 18 arriva una chiamata dello stesso Müller ai carabinieri di Soriano con la quale riferisce che il cugino si sarebbe ferito con un pezzo di ferro. Il giovane nel frattempo muore. A quel punto gli investigatori avviano le indagini ascoltando anche i familiari della vittima mentre il cerchio si stringe intorno al giovane Müller allorquando si scopre che Bruno Lanzaro si era fidanzato con la ragazza con cui il cugino aveva interrotto appena due mesi prima una relazione sentimentale. Scoperta la relazione, il giovane avrebbe chiesto al cugino di andarsi a chiarire ai Savini dove dovrebbe essere maturato il grave fatto di sangue. Come spiegato nel corso della conferenza stampa, presenti magistrati ed investigatori, le responsabilità in capo al giovane sono risultate chiare anche perché confermate dalle conversazioni estrapolate dal cellulare della vittima ritrovato sul luogo dove era stato soccorso. Di fatto, grazie a queste conversazioni, si è potuto appurare che pochi minuti prima dell'agguato, Lanzaro era stato messo in guardia proprio dalla ragazza ex fidanzata di Müller che temeva per la sua incolumità, visto che era venuta a conoscenza della relazione tra i due, ma l'avvertimento è arrivato troppo tardi. Un'azione tempestiva che risultò subito questa vicenda. Sì, un'azione tempestiva, era giusto dare una risposta a questo fatto di sangue così cruento, sicuramente un fatto di sangue particolare, sicuramente era giusto e doveroso dare una risposta, per questo le indagini sono state condotte in maniera sicuramente veloce e rapida. Al di là del contesto dobbiamo parlare di un delitto passionale in questo caso. Sì, allo stato il movente sostanzialmente è passionale, quindi è accertato il movente passionale indipendentemente, come giustamente ha detto lei, dal contesto.